Clavani. Ecco la mia vettura. È quella di Diavanic. Tra poco affronteremo la salita per il Pivio di Caltavuturno, il punto più alto del circuito a 600 metri sul livello del mare. Noi piloti dell'Alfa ci siamo accordati per il cambio del rifornimento ogni 3 giri anziché 4. Si perderanno secondi preziosi nella sosta in più, ma si guadagnerà in sicurezza. Transita De Adamic. Ecco la prima delle Porsche. È la numero 8 della scuderia Martini e al volante il francese Larousse. La numero 4 è una delle due Porsche della scuderia Gulf di John Wyatt. Con la Martini è una delle scuderie ufficiose cui si appoggia la marca germanica per partecipare alle gare. Al volante il campione messicano Pedro Rodriguez. L'Alfa 33 privata di Todaro Codones con quest'ultimo al volante. Precede la terza delle Porsche, la numero 7 di Siffert Redman. Eccola, tra pochi chilometri però a Caltavuturo, Redman uscirà di strada. La vettura si incendierà, ma fortunatamente senza serie conseguenze per il pilota. Ecco la Lola 2000 di Bonnier. Vincerà la classe conquistando il terzo posto assoluto. La seconda postazione a 28 km dalla partenza. La strada passa sotto Caltavuturo, un paese a quota 635. Passiamo per primi nell'ordine io, De Adamic, Larousse e Bonnier, che ha superato Codones. Manca la prima delle tre Porsche, quella di Redman, che ha avuto l'incidente prima citato. Manca anche una delle nostre 33, la numero 6 di Stommelen, che è stato costretto a ritirarsi una decina di chilometri dopo il via per l'imprevedibile cedimento di un morso. Il percorso scende verso Scillato, a quota 250, per poi risalire al bivio di Polizzi che si trova a 570 metri sul livello del mare. Quindi si scende nuovamente, sempre in una tormentata serie di curve e controcurve, fino a quota 448. Arriviamo così al 48esimo chilometro. Entriamo nell'abitato di Collesano, un paese che si distingue particolarmente per l'enorme carica di simpatia e passione che mi riserva. Nel 1967, allora ero in coppia con Scarfiotti, persi la targa urtando un marciapiede. Ecco la numero 4 di Rodriguez. Quest'anno sarà lui a toccare un marciapiede. Da Collesano si scende decisamente verso il mare. Ecco il rettilineo di Bonfornello, l'unico tratto del circuito dove le macchine possono sviluppare la loro velocità massima. Anche qui segniamo un punto a vantaggio delle nostre 33 che possono spingere un rapporto molto più lungo delle Porsche. Noi sfioriamo i 300, le macchine tedesche superano appena i 260 all'ora. I nostri motori infatti hanno 60, forse 80 cavalli in più. Le Porsche pesano complessivamente un centinaio di chili meno dell'altro. Il rapporto fra peso e potenza è uguale, a nostro vantaggio va però la maggiore robustezza. Tagliato il traguardo del primo giro, i cronometri fanno registrare un vantaggio di 4 secondi per Larousse. Ma al secondo giro inizio la rimonta favorito dalle condizioni migliori della strada che mi consentono di poter spingere più forte. Infatti,
sono partito per primo e pur avendo il vantaggio di non dover superare inizialmente altri avversari, ho avuto il grave handicap di dover transitare per primo sulla strada molto scivolosa per via della sabbia e della terra. Per cui sono stato costretto, per evitare qualche spiacevole incidente, a procedere più cautamente. Ma al secondo giro stabilisco il tempo di 34 primi 6 secondi e così scavalco la Porsche avversaria di Elford della Russe più lenta di una trentina di secondi. De Adamic marcia con assoluta regolarità. Il mio amico Andrea punta a ripetere le sue precedenti corse del campionato dove i risultati finali gli hanno dato sempre ragione. Le corse dei prototipi, infatti, sono gare di velocità ma anche di resistenza e di durata ed una corsa impostata sulla saggia amministrazione della meccanica. Niente fuorigiri, niente toccata contro i marciapiedi, niente frenate a ruote bloccate, garantisce sempre un ottimo posto all'arrivo. Dietro di noi, intanto, la Russa, sfruttando la maneggevolezza della sua bicicletta, si destreggia nei sorpassi, uno dei maggiori problemi dei tracciati visti stretti. Al 21° chilometro del secondo giro, sono ancora solo, sto tirando, sempre nel limite stabilito dai 9.500 giri al minuto, un limite di assoluta sicurezza per il motore. Giro con un tempo medio di poco superiore ai 34 minuti. La Porsche della Russia ha intanto raggiunto De Adamic. Il pilota francese si sta impegnando allo spasimo, ma Andrea non si scompone, non modifica il suo ritmo di marcia, sapendo, come si vede in queste immagini, che alla maggior leggerezza della vettura tedesca si contrappone vittoriosamente alla maggiore potenza della vettura italiana. Secondo passaggio da Collesana. Vediamo, passando, la numero 4 di Rodriguez ferma ai bordi della strada per il famoso marciapiede. Termina il secondo giro. Il direttore sportivo dell'Autodelta, l'amico Bussinello, telefona all'ingegner Severi che è al posto di segnalazione e cronometraggio al Bivio Polizzi. Mi informeranno che ho il tempo migliore. Basta un errore di calcolo ai box per perdere la corsa. La lotta per il primato è guidata da terra, dove perdite e guadagni di tempo, in corsa e durante le soste ai box per i rifornimenti ed il cambio dei piloti e dei pneumatici, vengono accuratamente contabilizzate e vagliate per prevedere le prossime mosse.